State ascoltando SBS Italian. Il sito di SBS è tutto nuovo. Se volete trovare le trascrizioni di questo e di tutti gli altri episodi, andate su www.sbs.com.au/slowitalian. sbs.com.au/slowitalian. Slow Italian, Fast Learning. Dopo aver conquistato il potere nel 2021, il ministro per la pubblica istruzione dello Stato talebano ha escluso le ragazze dalla scuola superiore, anche se ha manifestato l'intenzione di riammetterle l'anno seguente. Ma a quasi un anno dall'inizio di questa nuova regola, poche ore dopo che le ragazze erano tornate a scuola per la prima volta in 7 mesi, una comunicazione del governo ha rivelato che verranno ancora escluse finché i talebani non avranno creato un nuovo programma in linea con l'austera interpretazione dell'Islam. Al momento i talebani permettono alle ragazze di frequentare la scuola fino al 6° anno. L'unica strada percorribile per le ragazze per imparare è quella di frequentare le scuole religiose chiamate madrasse. Le limitazioni all'istruzione femminile hanno stimolato la creazione di una rete sotterranea di lezioni, tra cui un programma da remoto organizzato dalla Massoud Foundation of Australia. Bilal Wahid ne è il direttore esecutivo. I've been in touch with the girls on the ground, and this is the form of resistance that they want to have to reinstate their rights of education, work and freedom. Docenti donne sospese dalla professione dal regime talebano stanno insegnando in segreto. Well, we have taken every precautions in place to make sure to keep the risks very low, and the class are not run from one places. It's run from different places. One class is run from different place. To make sure that, you know, there are minimum risks involved or no risks involved at all. I cannot really go into details of, you know, how it's run exactly because of their safety. Questa ragazza in Afghanistan è una delle tante che segue le lezioni clandestine. There are many girls in Afghanistan like me who have lost their rights to work and education. We ask the world not to abandon us, but to help us regain our rights. I talebani non hanno soltanto impedito alle giovani ragazze di andare a scuola, ma hanno anche chiuso le università per donne. Mitra Forug è fuggita dall'Afghanistan con una laurea in arte poco dopo che i talebani prendessero il potere nell'agosto del 2021. Adesso sta tenendo lezioni d'arte online per le donne che non possono fruire di un'istruzione accademica e cercano uno sbocco creativo. The situation that they're in Afghanistan is extremely difficult and unbearable, and this is our responsibility. I can't sit idly by and just watch on. Senza una iniziativa internazionale riconosciuta che si organizzi per aiutare le ragazze in Afghanistan ad ottenere un'istruzione, il compito ricade sugli afghani fuggiti all'estero. Per coloro che hanno lasciato l'Afghanistan, la voglia di imparare continua anche in Australia. Lezioni di inglese a Melbourne stanno permettendo ai rifugiati neo arrivati di costruirsi una nuova vita, pur sempre
con il senso di colpa di avere lasciato i loro cari. Nahid Rahman Zada è un profugo afghano che adesso sta imparando inglese a Melbourne. I've learned a second language in Australia and I'm highly educated. But Afghan women and girls who had hopes and dreams of continuing their education, they're all forced to stay at home. This troubles me a lot. It's really difficult. A capo c'è Gula Bejan, che non soltanto si occupa delle classi qui in Australia, ma ha anche creato una serie di scuole segrete in Afghanistan con insegnanti assunti per tenere la lezione di persona. When they shut down the schools, it was as heartbroken as I was very disappointed, and I said we should do something. And already we got a house in there, and we started the schools there. Queste lezioni sono sotto le mentite spoglie di classi religiose, l'unica tipologia di istruzione che le ragazze possono ottenere sotto i talebani. In un periodo buio per le ragazze, in cui era proibito l'accesso alla conoscenza, gli afghani d'Australia gli hanno donato un po' di luce. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.